Mario, dell'Associazione Paliurus, tu che lavori per la conservazione della natura nel territorio montano dell'Appennino centrale, come mai ti occupi del Cammino dell'Adriatico, un progetto che si sviluppa lungo la costa adriatica? Beh, il primo motivo è perché sono proprio originario della costa e ho sempre guardato sia le montagne, ma ho sempre avuto ben presente il mare. E poi perché sono legato a un rapporto di amicizia con i fondatori di Paliurus. E il terzo motivo è perché ritengo che ci sia un vero e proprio collegamento, tanto più nella nostra regione, tra il mare e la montagna e viceversa. E i collegamenti sono spesso dati proprio dai corsi d'acqua che sorgono in montagna per poi fluire nel mare Adriatico. E come dice Ennio Flaiano, in questa citazione che abbiamo voluto riportare, l'Abruzzo, un'isola schiacciata tra un mare esemplare e due montagne che non è possibile ignorare, monumentali e vitali. Il Gran Sasso e la Maiella come se fossero due basiliche, però ci sono anche dei templi minori, queste montagne che abbiamo voluto rappresentare in queste foto, dove possiamo confrontare una montagna protetta nel Parco Nazionale d'Abruzzo con questo paesaggio ancestrale e invece una montagna sfruttata per gli impianti da sci nel Parco Regionale Sirente Velino, che addirittura impianti da sci che si vorrebbero ampliare ma che depauperano irreversibilmente i versanti montani. Quindi questa mostra ha proprio la finalità di voler farci riflettere sulla tutela del paesaggio naturale, che è il bene più prezioso e che troppo spesso sottomettiamo a nostri bisogni temporanei, mentre invece è una ricchezza assoluta che va tutelata perché una volta persa non torna. Grazie.